Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xiuder e ragazzi oggi voglio parlare insieme a voi, mannaggia, di un sacco di roba nuova che sta per arrivare su Fortnite. Abbiamo visto ragazzi ieri mattina come poter ottenere in diversi modi le skin, quelle relative al PS4 Plus, all'abbonamento Xbox Live e ovviamente all'acquisto del Samsung Galaxy Tab. Ma ragazzi, le news e le novità non sono finite, ragazzi. Nel gioco sono stati recuperati alcuni file e io ringrazio sempre un po' di giorni che non li ringrazio, ma ringrazio il Fabione ovviamente per mandarmi sempre il materiale e tutto il mio gruppo di leakers su Telegram, Litto, Aidin, Marco, quello che succede su Twitch e YouTube, insomma un bel po' di gente che mi aiuta e mi permette di potervi portare contenuti belli belli freschi come il merluzzino che viene sulla mattina per voi ragazzi. Allora ragazzi, voglio subito farvi vedere una roba interessantissima. Mi tengo ragazzi, mi tengo perché c'è una roba da farvi troppo vedere. Siete pronti? Scrivetemi qua sotto su cosa vi state tenendo. 3, 2, 1, Arbarbargar! No, chiude! Era così tanto che non ci facevi, no, che non ci facevi dei ricordi, ma sei proprio obbligato a farci vedere, sì. Allora ragazzi, se volete saperne di più, cercate qua dentro la figata. Forza. Tempo scaduto, mi dispiace. Ragazzi miei, se non l'avete ancora visto, non so cosa vuol dire, qui sono, questi sono delle... un'immagine tratta da delle parti di codice relative alla sottocartella delle armi su Battle Royale. Allora ragazzi miei, andiamo a vedere un po', ad esempio questa riga: Fortnite Contents, Athena, Items, Weapons, Abilities, Trower, Lava Gun, Particle, Trower, Trajectory, Trower, Flame. Ragazzi, Trower, lo sapete che cosa vuol dire? Sapete che cosa è? Ve lo faccio vedere io che cos'è, ragazzi. Sgranga! Arriverà in Fortnite il lanciafiamme. Questo era il rumore in diretta per voi in anteprima mondiale del nuovo lanciafiamme. L'abbiamo visto anche su altri giochi di guerra, ragazzi. C'era su Rules of Survival, c'era anche su PUBG, se non ricordo male, ma adesso potrei ricordarmi male. Il lanciafiamme, ragazzi, un'arma tanto attesa quanto letale, ragazzi. Sappiamo benissimo che generalmente quando nei videogiochi di guerra inseriscono oggetti come il lanciafiamme, ad esempio, generalmente il danno non è così esagerato, ma su Battlefield c'era, mi sembra, il lanciafiamme, ma è un danno esteso nel tempo. Quindi ragazzi, lanciafiamme, è vero che puoi utilizzarlo in squadra e fai i disastri, perché tu vedi proprio loro da dietro che attaccano e tu proprio easy, come se stessi arraffiando le piante del giardino, in realtà dai fuoco ai nemici. Ragazzi, il lanciafiamme interessantissimo, di certo una nuova arma che io non vedo l'ora di vedere in Battle Royale, perché potrebbe assolutamente stravolgere per la 19esima volta il gameplay. Ma la cosa, ragazzi, che mi fa veramente paura è che nel gioco sono state trovate anche ste cose. Sgrolk! Allora, ragazzi, che cosa è questo, Xyuder? Cosa? Allora, ragazzi, questo qui è un'arma che esiste di già su Fortnite. È il Quad Missile Launcher. Voglio andare un attimino a farvi vedere, ragazzi. Spostiamoci un secondo su Salva il Mondo. Andiamo a fare per puro caso una missione a caso d'oggi, dove tempesta di potenza 3, dove ci sono gli nemici che se li scorreggi addosso li butti per terra.
Il Quad Missile Launcher, ragazzi, è un lanciamissili allucinante che già troviamo appunto nella modalità Salva il Mondo e che ha come particolarità, guarda un po', di lanciare 4 missili contemporaneamente. Voglio farvelo vedere perché, ragazzi, è veramente sbrelk. Allora, e per sbrelk intendo Wazir, come si dice, veramente incredibile. Vi faccio vedere un pochettino quello che intendo, perché se su Fortnite mi inseriscono il Quad Missile Launcher, cioè sul Battle Royale, viene fuori un disastro, perché già è vero che abbiamo il missile guidato e che potevano anche evitare di metterlo perché fa veramente cagare. Ma ragazzi, guardate un po'. Andiamo in un posto un pochettino più verde, che mi serve per la miniatura. Allora, aspetta un attimo. Se noi ci spostiamo tipo... Ecco, facciamo che ci mettiamo qua, per dire. Guarda un po'. Dovrei avercelo io. E poi si scopre che non ce l'ha. Ci ho sempre avuto. Lanciamola di Pasqua. No, dai, ero convinto di avercelo. Ecco, ce l'ho. Cioè, state scherzando per davvero? O state scherzando per finta? Questo, ragazzi, è il Quad Missile Launcher. Perché mi sposto anche io? Non capisco. Questo, ragazzi, è il Quad Missile Launcher. Allucinante, devastante, potentissimo, ragazzi. Guardate che figo. Qua ce lo abbiamo in rarità leggendaria, perché non so se esiste con altre rarità su Fortnite, ma nel qual caso io lo prendessi e decidessi di equipaggiarlo, vi faccio anche vedere. Cioè, guardate che cazzo di roba che è il Quad Missile Launcher. È allucinauncher, giusto per stare a tema. Guardate, spariamo di qua. Yeah! E fa pure fuoco, cioè... Quattro missili, uno dietro l'altro, un tempo di ricarica allucinantemente veloce, ragazzi. Veramente, veramente incredibile come arma. Chissà se arriverà anche su Battle Royale. Ma ragazzi, dopo avervi fatto vedere anche questo meraviglioso, tanto sta arrivando un sacco di gente che vorrebbe farmi del male, noi diciamo che li salutiamo in maniera molto prepotente. Dopo avervi fatto vedere, ragazzi, anche il Quad Missile Launcher, c'è qualcos'altro di molto interessante che è stato mostrato su Fortnite, e già l'avete visto in un mio vecchio video, ragazzi. Sbrank! Il Grappling Hook, ragazzi, sappiamo che è praticamente ufficiale l'uscita del Grappling Hook, che non è altro che il rampino, detto in italiano. Il rampino, ragazzi, servirà per poter salire su superfici verticali, quali potessero essere palazzi alti tipo Palmetto, paradisiaco, ma anche per scalare, sembra, le montagne senza l'ausilio di nessuna struttura. Quindi, ragazzi, non abbiamo ancora null'altro che pochissime immagini sul Grappling Hook. Quindi, ragazzi, non sappiamo ancora come sarà. Sappiamo e crediamo che davvero arriverà sui nostri Battle Royale. Non ci resta altro che attendere un pochettino per avere poi la certezza di poterlo utilizzare. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo che sono in vacanza, quindi, ragazzi, sappiate che la live della mattina non c'è, ma alle 2:15 ogni mattina trovate il video dello shop, alle ore 7:30-8 trovate un video delle news, e invece la live la trovate il pomeriggio dalle 13 alle 16, ragazzi. Io vi ringrazio di nuovo tantissimo per averlo guardato, super pollicione in su, iscrivetevi al canale, dai che arriviamo a 80.000 quando torno dalle vacanze, noi ci vediamo in live, ciao!